Oggi vedremo insieme la realizzazione della mia maglia cielo e polvere. Allora parto subito col dirvi che io l'ho realizzata con un bellissimo filato invernale eh, che si chiama Cakes Chain eh, della ice Arms e che troverete eh, nello shop di Italia Artisan. Vi lascerò in descrizione. Sia il link di questo filato che eh, il link dello shop, quindi sia quello diretto che quello dello shop dove se non volete usare lo stesso filato ma vi interessa dare un'occhiata potrete trovare anche dei bellissimi eh, filati sia invernali che estivi perché secondo me questa maglia è molto bella anche fatta con un bel cotone io ho scelto il filato invernale perché la voglio mettere adesso quindi nella stagione eh, di mezzo dove ancora si mette il maglioncino caldo magari senza la giacca per uscire ecco. Eh, quindi vi ho fatto uno schemino perché più di una volta mi rimproverate di non dirvi le misure questa volta vi ho fatto proprio uno schemino nel quale adesso vi vado a spiegare tutte le misure della mia maglia la mia maglia è una taglia SM, diciamo quindi una 40 42, eh, adesso eh, vi faccio vedere tutte le misure così che voi possiate poi variarle ehm, più facilmente possibile. Vi dico che questa non è una maglia top-down, ma è una maglia fatta tutta in un unico pezzo. Quindi partiremo dal basso, saliremo e poi gireremo dall'altra parte scendendo. Quindi in un unico pezzo le uniche cuciture che avremo saranno sui laterali e sotto alla manica però eh, per il resto è fatto in un unico pezzo ecco qua il mio bello schemino allora la maglia come si presenta è così quindi questa è vista da davanti mentre questa è la struttura della maglia vedete proprio la classica maglia a t quindi noi partiremo da qui e eh, andremo a per 35 centimetri prima di iniziare a fare le maniche, la larghezza della mia maglia è di 46 centimetri, 3 centimetri sarà la lavorazione del bordo a costa. La parte davanti della manica, la mia, è di 17 cm, l'ho voluta tenere leggermente più stretta. Di solito una manica è considerata di 18 cm, lo scalfo manica di solito si fa sui 18 cm, quello standard. Io l'ho fatto 17 leggermente più, spa più basso, ovviamente lavorando sia il davanti che il dietro della manica faremo 17 più 17. E quindi 38 centimetri per l'altezza della manica ma a 17 noi faremo il, il, il foro per il collo quindi che è di 24 centimetri la lunghezza della mia manica che è a tre quarti è di 27 centimetri quindi vedete vi ho dato proprio tutte le misure in centimetri perché perché io ho usato un uncinetto numero 5 ed ho montato 67 catenelle quindi se voi volete usare un altro filato vi ho dato anche le misure in centimetri per la mia taglia considerate sempre che per ogni taglia sono da ehm, di solito considerare 2 centimetri in più quindi per la mia sm sono 46 per una ML saranno sui 48-50, per una taglia LXL saranno sui 52-54 cm e così via. Voi calcolate sempre quei due centimetri che, per me, sono un modulo perché io ho usato un uncinetto molto grande. Infatti, io ho montato 67 catenelle e sono 16 moduli. Ho fatto 17 disegni completi in altezza, ogni disegno è da 4 giri, adesso poi vi farò vedere tutto quanto. E eh, quindi penso di avervi dato tutte le misure. Ecco la larghezza del collo. Io l'ho tenuta di 24 centimetri. Se voi volete un collo più a barchetta, eh, potete aggiungere mh, dei centimetri al collo. Quindi, se volete una, una scollatura un po' più ampia, vi consiglio di aggiungere qualche centimetro. Io eh, le mie, eh, i centimetri, le misure. Che vi sto dando sono riferiti alla mia maglia quindi per come piaceva a me accollata come, come la volevo io con la manica tre quarti e della lunghezza che volevo io ma se voi la volete più larga più lunga più stretta insomma potete variare tranquillamente non essendo un top down io lo considero un modello adatto a tutte le taglie quindi anche eh, a taglie eh, grandi quindi anche le mie amiche burrose possono tranquillamente farsi questa maglia. Io consiglio ecco, per le amiche burrose magari un filato leggermente più sottile perché eh, essendo già grosso questo filato non vorrei che desse l'effetto ehm, che ingrassasse un pochino. Però questo è a discrezione vostra, se vi piace comunque così ve lo fate così. Io dico sempre che deve piacere a voi e che vi dovete trovare a vostro agio. Io ehm, ovviamente vi do i riferimenti della mia maglia. Quindi passiamo subito al campione del punto. Allora, per iniziare il mio campione io ho avviato 19 catenelle sulle quali ho fatto il primo giro di maglia alta. Inizierete anche voi con il primo giro tutto di maglia alta. Perché 19? Perché eh, questo punto si sviluppa su un multiplo di 4 più 1. Quindi io ho fatto eh, un tot di moduli e dovevo essere a 16 perché ho fatto 4 moduli, 4 moduli ma io in più su questo punto ho calcolato come a maglia, come a maglia il punto di vivagno all'inizio e alla fine e l'ho fatto semplicemente perché io lo calcolo sempre in più quando faccio le maglie che poi vado a cucire. Perché mi si perderà una maglia e di conseguenza io voglio che inizi direttamente col mio disegno. Quindi ho fatto 4 più 1, quindi ho fatto 4 moduli da 4, 16 più 1 perché il multiplo prevede che si aggiunga una maglia. Quindi voi se fate eh, come me che ho fatto 67, ho montato 67 catenelle. Perché 60, eh, 64 era il multiplo più 3. In realtà, se invece non volete fare la prima e l'ultima di vivagno, basta più 1. Quindi sarebbero state 65 eh, quelle che ho montato io. Mentre qui invece ne ho fatte 10, ehm, 17. Vediamo, scusate: 2, 4, 6, 8. 10 12 14 16 18 no 19 ecco mi stavo perdendo nei conti quindi dopo avere fatto il vostro primo giro di maglia alta fate 3 catenelle voltate il lavoro e fate un secondo una seconda maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante in questo modo, quindi le prime 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, facciamo la seconda maglia alta, senza nessunissima eh, catenella, no, la facciamo, la facciamo, scusatemi, allora fate la catenella di separazione. Sì, mi stavo confondendo col giro. Dopo saltiamo una maglia sottostante e nella successiva facciamo la maglia alta, di nuovo. Catenella di separazione, saltiamo una maglia, maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo una maglia, maglia alta. Ops. Sto usando un uncinetto più grande per farvi vedere bene il punto. E eh, ovviamente si incaglia il filo perché non è l'uncinetto adatto. Saltiamo una maglia sottostante, facciamo la maglia alta in quella successiva. Di nuovo catenella, saltiamo una maglia, maglia alta. Catenella ne saltiamo una. Maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, ci troviamo ecco qua nella penultima e poi ovviamente facciamo sulla terza catenella di inizio la nostra ultima maglia alta. In questo modo e ci ritroviamo con il primo e il secondo giro fatti, quindi il primo di maglia alta e il secondo maglia alta, catenella maglia alta saltando una maglia alta sottostante. Il terzo giro è così: quindi facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e sarà la nostra prima maglia alta. Carichiamo il filo sulla seconda maglia alta, facciamo la seconda. Maglia alta, dopodiché, senza catenelle di separazione, facciamo una maglia alta sulla prossima maglia alta che incontriamo. Quindi qui saltiamo, ecco il foro e andiamo sulla maglia alta successiva. La facciamo ed aggiungiamo una catenella, carichiamo il filo ed andremo a fare 3 maglie alte eh, non chiuse, ma non le lavoreremo nella stessa maglia ma. Torno alla stessa maglia, quindi proprio qui vedete qua c'è la maglia, noi entriamo in mezzo a questa maglia, carichiamo il filo e scarichiamo una volta, ricarichiamo, riavvolgiamo la maglia due volte, carichiamo, riavvolgiamo la maglia tre volte, ricarichiamo, riavvolgiamo la maglia quattro volte, quindi sono quattro le maglie alte non chiuse, dopodiché. Carichiamo, chiudiamo tutto e facciamo una catenella per fermare. Abbiamo fatto il nostro primo punto puff. Carichiamo e andiamo a lavorare sulla prossima maglia alta, una semplicissima maglia alta, in questo modo. Vedete? Dopodiché carichiamo, andiamo direttamente sulla prossima maglia alta, quindi in questo giro lavoreremo solo sulle maglie alte. Quindi andiamo sulla prossima maglia alta, facciamo una maglia alta una catenella e rifacciamo il nostro punto puff attorno alla nostra maglia alta appena lavorata. Quindi carichiamo, avvolgiamo la maglia, scarichiamo 2. Avvolgiamo, carichiamo e scarichiamo 2. Avvolgiamo, scarichiamo 2. Avvolgiamo e scarichiamo 3. Chiudiamo tutto in un'unica volta, catenella. Per fermare di nuovo sulla prossima maglia alta, una maglia alta, una maglia alta su quella successiva, di nuovo una catenella e di nuovo avvolgiamo la maglia appena fatta con una maglia alta chiusa a metà, la seconda maglia alta chiusa a metà, la terza maglia alta chiusa a metà e la quarta maglia alta chiusa a metà. Chiudiamo tutti insieme, catenella per fermare. Ci troviamo così di nuovo maglia alta sulla prossima maglia alta. Mi raccomando senza catenelle di separazione. Di nuovo l'ultima, ecco qua. Facciamo la nostra maglia alta, la nostra catenella e di nuovo il punto puff. Quindi chiusa metà, la seconda chiusa metà, la terza chiusa metà e la quarta chiusa metà. Chiudiamo tutto, catenella per fermare e andiamo a fare le nostre due ultime maglie alte, quindi quella sulla sull'ultima e quella sulla terza catenella di inizio. Vi chiedo perdono, ma è grosso l'uncinetto per questo filato e quindi faccio fatica. E così abbiamo fatto anche il terzo giro. Il quarto giro è come il secondo, quindi dobbiamo andare a riprodurre di nuovo questa rete. Facciamo in questo modo: quindi 3 catenelle, voltiamo il lavoro, andiamo a lavorare sulla seconda normalmente perché la lavoriamo sempre, ne lavoriamo due all'inizio e due alla fine consecutive proprio per il nostro punto di vivagno. Dopodiché, catenella e Andiamo ad agganciare la seconda maglia alta sul punto puffa. Se voi guardate qui sull'alto, vedete che si crea questa catenella che è quella della eh, la catenella che abbiamo fatto. <coughs> Scusatemi, la catenella che abbiamo fatto prima di iniziare le maglie alte chiuse a metà. Voi dovrete andare a fissare proprio lì la vostra maglia alta. Quindi caricate, entrate proprio lì. Vedete che ho su due fili che è la prima catenella, carichiamo e scusate, finiamo la prima maglia alta. Catenella di separazione, quindi maglia alta su maglia alta. Catenella, guardate, non dovete andare a, a dividerlo ogni volta, se voi puntate proprio in questo punto, l'uncinetto entra da solo. Spingete in quel punto, l'uncinetto entra da solo e voi siete esattamente dove dovete agganciare, quindi catenella. L'ho fatta sì maglia alta su maglia alta catenella di nuovo sopra il punto puff vedete spingete ed entrate esattamente dove dovete entrare catenella maglia alta su maglia alta in questo modo catenella e ecco qua sul punto puff se poi vi capita che prendete dentro anche la maglia alta non importa non, non andate a rovinare il lavoro, diciamo che rimane, più pulito e più bello se riuscite ad entrare in quella catenella. Quindi, catenella, andiamo a fare le nostre ultime due maglie alte e abbiamo finito anche questo giro quindi, sempre l'ultima sulla terza catenella di inizio del giro precedente. ecco qua: questa è la nostra sequenza, noi dobbiamo fare, dobbiamo fare proprio sempre questa sequenza, infatti, adesso il primo giro della prossima sequenza è proprio tutto a maglie alte quindi facciamo 3 catenelle lavoriamo la seconda sulla seconda maglia alta la prossima nel foro dove abbiamo fatto la catenella un'altra sulla maglia alta sottostante la prossima nel foro tra le due maglie alte quindi dove abbiamo fatto la catenella di nuovo sulla maglia alta Di nuovo dove c'è la catenella, quindi, una e una, una sulla maglia alta e una dove c'è la catenella, in questo modo e così, ovviamente, fino a fine giro. Quindi, di nuovo sulla maglia alta catenella, e ovviamente le ultime due le lavoriamo sulle due maglie alte sottostanti. Quindi sulla penultima e sulla terza catenella di inizio del giro sottostante, in questo modo, vedete? Ecco qua. Questo è il nostro. Vediamo se riesco ad avvicinarlo. Senza che sfuochi, ah, ecco qua. Questo è il nostro. Il disegno è il nostro punto, quindi il punto si sviluppa su quattro giri, maglia alta, maglia alta catenella, maglia alta punto puff, maglia alta catenella, dopodiché ricomincia eh, un'altra sequenza di nuovo con la maglia alta. Io ho eh, realizzato per avere i miei 35 centimetri, ho realizzato, vediamo, sette disegni. Quindi 7 eh, disegni da 4 giri per arrivare alla uh, mia altezza. di eh, eh, 30, eh, Scusate: 35 centimetri. Non 53, 35 centimetri. Ovviamente, secondo me sono 53. Scusatemi, non vorrei avere sbagliato, ma no, dovrebbero essere. Secondo me, sono, no, infatti, secondo me sono 53 cm e non 35. Devo aver sbagliato, ho invertito i numeri perché mi sembra 35, mi sembra un po' bassino. Comunque, voi eh, raggiungerete la misura che più vi piace. Io vi ho dato delle misure di riferimento che sono le mie. Ma eh, assolutamente voi raggiungerete la misura che più vi piace. Ora mi metto qui, ecco la maglia perché vi faccio vedere come se fossi andata avanti. Adesso vi faccio vedere come ci si attacca per le maniche. Allora, per le maniche, io ho tenuto conto che eh, non farò il punto puff, però realizzerò lo stesso i tre giri, quindi farò il giro di maglia alta il giro maglia alta catenella maglia alta, ma questo giro lo ripeterò per tre volte, quindi 1 2 e 3. Quindi manterrò sempre il giro da 4, il disegno da quattro giri, ma non usando il punto puff. Voi siete liberissimi di usarli per tutta la maglia, eh? non nessuno vi obbliga. Io volevo dare una certa differenza, vedete? che la mia maglia ha una differenza, cioè qua sotto c'è il punto, qui sopra ho usato soltanto maglie alte e catenelle proprio per differenziare un po' il lavoro della manica e alleggerirla perché il punto puff mi sembrava un po' troppo pieno per la manica e quindi ho fatto in questo modo. Noi abbiamo fatto adesso eh, il punto ehm, il punto a maglia alta e continueremo fino prima della manica continueremo fino a qua. Quindi partiremo con attaccare la manica sul punto di catenella maglia alta, catenella quindi vedete adesso per il campione. Io ho disfatto una riga ma perché mi serviva proprio questa. Quindi voi andate avanti a fare i vostri 7, 8, le vostre eh, sequenze. Diciamo quindi le vostre 7, 8 sequenze che vi servono per arrivare al disegno. Ovviamente l'ultima la concludete proprio quando conclude il quarto giro, quindi l'ultimo giro sarà proprio quello di catenella maglia alta catenella perché noi adesso andremo ad attaccare le maniche. Le maniche eh, le andiamo ad aggiungere, in questo, eh, ad aggiungere in questo modo: le maniche dovete tenere presente che vanno lavorate su maglie pari perché saranno eh, principalmente un giro di maglia alta, il giro di maglia alta, catenella maglia alta. Quindi, cosa facciamo? Voltiamo il lavoro e invece di alzarci semplicemente andiamo a fare un tot di maglie che devono essere pari: Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10 facciamo che queste siano le nostre ehm, maglie per la ehm, manica ne facciamo una in più tagliamo il filo ecco qua voilà e ne facciamo una in più perché la stringiamo poi la stringeremo meglio dopo cosa andiamo a fare questa è la nostra vedete manica io ho attaccato le catenelle per la manica Ora cosa facciamo? Dobbiamo attaccare l'altra manica, quindi facciamo così: prendiamo il nostro filo, facciamo 10 catenelle. Cioè stesso numero dell'altra manica, io adesso non ne ho 10, io ve l'ho detto in centimetri la misura della manica che è di. 27 centimetri perché la mia è a tre quarti quindi parliamo in centimetri perché se cambiate uncinetto cambiano le, le maglie quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vado a fare una due tre che saranno la mia prima maglia alta quindi entro nella quinta e faccio 2 3 Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 10 vado a tirare la mia catenella per stringere e adesso cosa faccio? Carico il filo e vado direttamente sulla terza vediamo se sono già giusta si sono già dal dritto sulla terza catenella d'inizio proprio qui del giro sottostante precedente scusate con una maglia alta quindi carichiamo il filo entriamo nella terza e facciamo una maglia alta questo lo andremo poi la codina la teniamo perché ci servirà per unire alla base la nostra maglia alta per far rimanere attaccata la manica. Quindi ora andiamo semplicemente a lavorare il giro come segue, quindi la seconda maglia alta sulla seconda maglia alta, quindi ricordatevi sempre che avete quella di vivagno, sono al contrario faccio fatica a entrare con questo uncinetto, facciamo così mi aggancio sotto, eh. In questo modo entriamo, quindi la prima dentro nell'archetto, nell la prossima la facciamo sulla maglia alta, in questo modo, poi sull'archetto, sulla maglia alta. Quindi facciamo semplicemente il nostro giro di maglie alte, fatte come fino adesso, quindi uno dentro nella catenella e uno sulla maglia alta, perché è il nostro giro di maglia alta. Ovviamente questo poi lo fermeremo con l'ago e abbiamo attaccato la, man la manica. Di nuovo, dentro nell'archetto, sulla maglia alta, nell'archetto. Opsa! Sulla maglia alta nell'archetto la voilà, sulla maglia alta archetto maglia alta in questo modo scusate archetto le due maglie alte una e due perché sono le finali ecco qua dopodiché una maglia alta in ogni catenella sottostante quindi come se fosse il primo giro quindi in ogni catenella con questo uncinetto non ci entrerò mai ecco qua una due Tre, quattro, cinque, sei, sette. Voilà, 8, 9 voilà, e 10 e abbiamo concluso anche la nostra seconda manca. Vedete? Abbiamo semplicemente attaccato. Ora, io per comodità, faccio così adesso per la spiegazione, lo tiro dentro qua con l'uncinetto questo e lo annodo. Voi lo cucirete bene con eh, ago e filo in modo da farlo rimanere attaccata. Poi non vi preoccupate perché si fisserà col resto del lavoro. Io adesso vedete, gli ho fatto un semplice nodino e l'ho attaccato in questo modo. Ecco. I prossimi giri saranno i tre giri di maglia alta, catenella, maglia alta e lo farete per io ho fatto mi sembra due sequenze. Ho fatto due sequenze di maglia alta, catenella, maglia alta. Dopodiché vi faccio vedere perché la parte centrale invece l'ho leggermente variata per dare una simmetria alla manica. Quindi procediamo con quei tre giri di maglia alta, catenella, maglia alta tenendo presente appunto del vivagno. Quindi ricordatevi che dovete sempre avere le ultime due tra la maglia e il. E la manica che vanno lavorate insieme nonostante le catenelle, quindi vanno sempre lavorate due maglie alte. A parte quello, eh, è sempre maglia alta. Catenella, maglia alta. Facciamo questi tre giri separatamente così vi faccio vedere poi come si fa anche il collo. Allora ci ritroviamo a questo punto. Quindi vedete, abbiamo fatto la maglia alta. E tre giri di maglia alta catenella maglia alta farete un'altra sequenza uguale. Quindi un altro giro di maglia alta e altri tre giri di maglia alta catenella maglia alta. A questo punto cosa farete? Chiuderete l'ultimo giro con il giro di maglia alta, quindi una maglia alta dentro allo spazio, e una maglia alta sulla catenella. Una dentro allo spazio, e una cioè, ho fatto anche la catenella. Io qua eh. <ride> mi sono abituata a fare maglia alta, catenella maglia alta. Ecco una dentro lo spazio quindi, tutto un giro di maglia alta, un giro di maglia alta, catenella, e ci ritroviamo lì per aprire il collo. Arrivati a questo punto, quindi vedete, ho fatto nella mia manica. Sono partita con la maglia tutto un giro di maglia alta, 3 giri di maglia alta catenella, un giro di maglia alta, 3 giri di maglia alta catenella, un giro di maglia alta, un giro maglia alta catenella e un giro di maglia alta prima di aprire il collo. E vi faccio vedere subito come lo apriamo allora questo è, lo, è il nostro ultimo giro io ho misurato il mio collo in 24 centimetri prendo il mitro lo appoggio al centro e vado a vedere più o meno dove sono i miei 24 centimetri dopodiché cosa faccio io per centrare il collo sulla maglia allora o mi conto le uh, come dire tutte le maglie entrando e vedendo quando ne rimangono quante ne rimangono per 24 centimetri oppure 24 centimetri cosa più semplice io li vado a calcolare sui disegni della maglia io così ho fatto vedete ho praticamente preso la mia maglia ho messo appoggiato i 24 centimetri non qui sopra ma li ho appoggiati qua sul disegno quindi ho calcolato quanti disegni mi stavano all'interno dei miei 24 centimetri e sono salita seguendo le maglie in questo modo così ho messo due marcapunti sulle maglie dove dovevo arrivare e l'ho aperto in questo modo o semplicemente siamo qui sul giro di Ehm, maglia alta perché avremo il nostro giro di maglia alta ehm, in questo modo e vado a fare quindi 3 catenelle volto il lavoro e vado a lavorare quindi le mie maglia alta catenella maglia alta quindi faccio una terza ehm, una quarta catenella salto la maglia sottostante vado nella seguente quindi quello che ho fatto finora col giro di maglia alta catenella maglia alta quindi nello stesso medesimo modo così, voilà in questo modo. Siamo a ah no, ecco non ancora. Stavo tenendo d'occhio, ecco le mie. maglie sì, infatti sono qua. Le mie due maglie tenete sempre presente le due maglie di vivagno, e eh? non perdetele mai d'occhio perché sennò vi perdete le due maglie di vivagno e si spostano. Invece tenetele sempre eh, sopra. In questo modo, quindi vado avanti fino a quando non ho deciso di quante maglie devo aprire il mio collo. Dopo vi dico anche di quante te l'ho aperto io vedete in questo modo arrivata qua cosa faccio allora adesso farò un tot di maglie per aprire il collo io mh, adesso ve ne faccio una decina dopo vi dico quante ne ho fatte ecco qua, ne ho fatte una decina carico, ne conto 10 sotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entro nell'undicesima ho fatto il mio foro per il collo, vedete? In questo modo ora vado lavorando di nuovo, maglia alta catenella, maglia alta qui sono due, quindi non vado a fare la catenella perché sono quelle con dentro anche il vivagno, di nuovo, salto quella sottostante, vado a fare semplicemente in questo modo: dopodiché, dobbiamo lavorare esattamente a specchio. Quindi i giri che abbiamo fatto fino adesso ci serviranno da schema per continuare la nostra maglia. Ecco qua, ho finito il giro. Quindi tutto ciò che io ho fatto da questo lato della maglia lo devo riprodurre dall'altro lato della maglia. Niente di più semplice, quindi sotto questo giro ho tutto maglia alta, benissimo, il collo lo inizierò con la maglia alta. Vi faccio vedere direttamente sulla maglia perché a questo punto direi che <ride> ho proprio finito di spiegarvi come si fa perché <ride> niente di più semplice. Vedete, sono arrivata così, so che da questo lato dovrò rifare la maglia alta perché vedete quella che rimane sul collo è questa. Quindi a specchio significa che. Se io sotto a questa ho la maglia alta, sopra a questa che è proprio la parte centrale, dovrò avere la maglia alta. Sotto questa maglia alta ho di nuovo quella maglia alta catenella, sotto a questa dovrò avere maglia alta catenella. Di qui ne ho di nuovo una maglia alta, di qui ne dovrò avere di nuovo una a maglia alta. Quando arriveremo a finire la manica, quindi quando avremo fatto tutti i giri per la manica, semplicemente a fine giro stacchiamo il filo e ci riattacchiamo al centro della maglia per ricominciare i nostri disegni. Quindi semplicemente stacchiamo, abbiamo finito le nostre maniche fino in fondo e ricominciamo esattamente al centro della maglia a lavorare solo questo pezzo che sarà la nostra maglia scendendo con gli stessi punti. L'unico accorgimento che dovrete tenere assolutamente a mente è la maglia messa così a croce quindi in questa posizione deve risultare che sia da questo lato sia da questo lato il riferimento saranno le maglie alte e i punti puff devono rimanere sempre al dritto altrimenti vi verrà un uh, lato lavorato a rovescio e un lato lavorato al dritto invece se voi tenete tutto Lavorato al dritto ed è per questo che io qua ho variato il disegno. Ho variato il disegno proprio perché se no mi rimaneva un lato al dritto e un lato a rovescio. Invece facendo questa variazione di disegno, quindi facendo questi giri variati, io ho potuto avere il davanti, eh, quindi il dritto del lavoro sia sul davanti che sul retro. A questo punto vi faccio vedere come come eh, fare le rifiniture, quindi la cucitura e il bordo, per chi non lo sapesse fare, io ve lo faccio vedere. Ma eh, semplicemente vi dovete riattaccare, ecco, al, alle nostre maglie, ma ve lo faccio vedere per chi non, non lo sapesse fare, allora il bordo tutti i bordi, anche quelli dei polsi, io li ho fatti dopo aver unito il davanti al dietro, quindi dopo aver cucito queste parti qua tra loro, perché queste saranno le uniche cuciture che dovete fare, quindi la parte laterale della vostra maglia e la parte della sottomanica, quindi quando voi poi andate a piegarla a metà, facciamo che questa sia Giusta, dovete quando la piegate così dovrete cucire solo questa parte con ovviamente la parte laterale. Quindi fare una cucitura a L, io l'ho cucita semplicemente accostando i due lembi e prendendo con l'ago solo la mezza catenella interna, quindi non prendendo tutta la catenella, ma solo la mezza interna. Dopo aver unito davanti e dietro, vi dico che sul ehm, sui polsini, chiamiamoli così anche se io l'ho fatta a tre quarti e rimane a metà braccio sui polsini, ho semplicemente eh, agganciato una maglia alta ehm, su lateralmente ad ogni maglia alta e ne ho fatti una da uno e una da due, una da uno e una da due maglie, una con una maglia sola e una con due, per non farlo troppo allargare, se no, si arriccia. Dopodiché, ho lavorato semplicemente il bordo costa 1 a 1 e il bordo costa 1 a 1 è molto semplice semplice ve lo faccio vedere per chi non lo sapesse fare ma è veramente eh, semplicissimo quindi ci riattacchiamo ovviamente con una maglia bassissima dopo che abbiamo unito tutta la maglia quindi faremo il bordo sarà unico eh, dopo aver cucito la maglia 3 catenelle che sarà la nostra prima eh, maglia alta dopodiché prendiamo da dietro la prima maglia e la lavoriamo semplicemente maglia alta carichiamo da dietro venendo avanti prendiamo la maglia e finiamo la maglia alta carichiamo di nuovo la prossima da davanti quindi entriamo tra una maglia e l'altra passiamo dietro così in questo modo e facciamo la nostra maglia alta la prossima invece da dietro, quindi passiamo dietro alla maglia, le passiamo così, la avvolgiamo e facciamo la nostra maglia alta di nuovo da davanti e di nuovo da dietro, in questo modo. Vi faccio vedere tutto il giro, voi lavorerete in circolare, quindi in circolare, anzi se volete ve la unisco così vi faccio vedere anche in circolare. Allora, questa è da dietro e questa sarà davanti, in questo modo. Questa da dietro. Voilà. E questa davanti. Voilà, così. B. Dopo aver fatto il giro di maglia alta, anche per le maniche farete la stessa cosa. Io ho fatto 5 giri sul bordo in basso e 3 giri sulla manica, ma decidete sempre voi. Quanti giri volete fare a seconda anche del filato che avete, perché se usate un filato sottile magari vorrete farne di più per avere un bordo un po' più alto, come potete tranquillamente decidere di non fare il bordo? Io l'ho fatto e quindi rifinire in qualsiasi altro modo, eh? queste sono solo rifiniture, non hanno niente a che vedere con la maglia, voi potete decidere di farle come meglio credete. Allora, in questo modo vado a fare la penultima. Così. vado a fare l'ultima in questo caso la prendo da dietro e va benissimo la prendo da dietro allora se questo fosse un circolare a questo punto io mi unirei sulla terza catenella d'inizio della prima maglia in questo modo vedete ora andiamo semplicemente a lavorare come fatto fino adesso quindi 3 catenelle quelle spostate in avanti le prendiamo da davanti, quelle spostate indietro vedete passiamo da dietro in questo modo e le lavoriamo da dietro. Quindi le maglie le lavoriamo esattamente come si presentano, quelle davanti e quelle da dietro in questo modo. Quella davanti. E quella da dietro, se doveste avere difficoltà a fare questo bordo, troverete eh, la spiegazione del bordo nel eh, poncio bimbo, quello con i polsini e il collo dove ho spiegato eh, molto bene il, il bordo costa 1 a 1. Ed ecco qui ovviamente la mia maglia finita, abbiamo finito. Io spero veramente di essere stata eh, esaustiva nelle spiegazioni. Ecco, cosa che non vi ho detto è che alla fine di tutto, io sul mio collo ho fatto un giro di maglia bassissima, giusto per avere la catenella molto ben definita. Vedete come è ben definita la catenella sul collo, e eh, renderla un po' più bellina. Voi volendo potete fare proprio un colletto. Io vedete, ho tenuto il collo abbastanza stretto. Voi potete tranquillamente farlo più largo: che arrivi un po' più a barca e meno giro collo. Io... Ho fatto 5 giri qui sotto e 3 sul polsino, voi potete decidere di variare i, questi giri. Io ehm, vi faccio notare veramente questo filato è stupendo, a me è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo sia lavorarlo ed è morbidissimo da indossare, quindi per esempio oggi è una giornata piovosa e piuttosto freschina, io sicuramente questo lo metterò <ride> perché eh, è la giornata adatta, quindi. però ripeto se volete farlo in cotone, eh, vi consiglio di andare a, a dare un'occhiata al. Um alla pagina eh, di Italia Artisan, quindi allo shop di Italia Artisan dove troverete sia questo, vi lascio poi in descrizione il link diretto, quindi questo filato, sia eh, molti altri filati altrettanto belli, ci sono anche dei, dei bellissimi sfumati in cotone, eh, delle cakes sfumate in cotone molto belle, eh, come la cakes cotton fine che è bellissima. E con la quale prossimamente vi farò anche un tutorial. Adesso devo vedere di che cosa, perché sono un po' indecisa tra uno scialle e un vestito. Mi piace molto la sfumatura, e tutte e due sarebbero veramente, ci starebbero veramente bene con quel filato. Quindi adesso poi valuterò bene che cosa, cosa farci. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Vi invito a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando con Luce Franci. Eh, vi invito a eh, farmi vedere i vostri lavori fatti con i miei tutorial, ma anche lavori fatti con altri tutorial piuttosto che eh, vostri lavori personali, sempre all'interno del mio gruppo. E se volete contattarmi perché avete problemi a realizzare i miei progetti, potete tranquillamente trovarmi anche su Messenger. Mi trovate come Lucia Vela, quindi con nome e cognome. Perché eh, non ho messenger del gruppo, quindi mi trovate proprio con il mio nome e cognome, oppure lasciate tranquillamente le vostre domande qui sotto. Io vi mando un grosso bacio, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao, ciao da Luci, a presto.